Eccoci qui nuovamente in diretta per il post partita di Sud Tirol Perugia, post partita fino a un certo punto perché si sta giocando l'extra time, siamo giunti al 92esimo, sempre 1-1 a Bolzano con il Perugia che prova a insistere, è entrato anche Bianchimano nella ripresa insieme a Minesso nel reparto d'attacco, usciti Murano e Melchiorri, le occasioni però non sono arrivate come nel primo tempo per il Perugia che ha un po' risentito del ritorno del Sud Tirol che è stato l'attacco, la seconda parte del match, partita equilibrata in questa ripresa con il Perugia che però cerca ancora la via del gol del 2-1, stiamo vivendo proprio gli ultimi attimi di questa gara inserita nella 36ª giornata. Con questo pareggio il Sud Tirol manterrebbe 3 punti di vantaggio sulla Perugia, sarebbe davvero un peccato per come si era messa la gara nel primo tempo. Vado a salutare Valentina Belia. Ciao Valentina, ben ritrovata ovviamente in questo lungo pomeriggio dedicato al Perugia. Buonasera Giulio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. La squadra di Grifo Stadium completata come sempre da Cristiano Silveri. Ciao Cristiano. Ciao, ciao a tutti. E Massimo Nardi Schulz. Ciao Giulio, buonasera a tutti. Ciao Massimo, tra poco il collegamento Skype Stefano De Francesco. Andremo più tardi con Stefano per la verità perché avremo poi il pagellone, quindi i contributi grafici di Nicola Cossini, quindi tra circa mezz'ora andremo da Stefano De Francesco e dal direttore sportivo Francesco Vanfili. In questa mezz'ora noi andremo a incentrare le nostre riflessioni su questa gara che sta per concludersi, però possiamo andare live ancora sull'assalto finale del Perugia che porta tutti i suoi difensori avanti, tutti nell'area di rigore del Sud Tirolo, l'ultima speranza per il Grifo per agguantare la vittoria, vittoria che sarebbe fondamentale per i 3 punti. Non c'è tempo, clamoroso. Finisce qui la gara, le proteste di Elia, le proteste dei giocatori del Perugia, dice l'arbitro, è scaduto il tempo, aveva dato 3 minuti di recupero e quindi finisce qui la gara. 1-1 il finale, grande rammarico, le proteste anche del capitano Rosi che è stato sfortunato sul rover nel contatto che ha generato il calcio di rigore comandato da Costo di Reggio Calabria e che poi ha cambiato un po' l'inerzia della match. Giriamo queste considerazioni subito alla nostra Valentina Belia. Allora, usannata anche oggi dai tifosi, tanti messaggi per te Valentina, avevi parlato di Elia, Elia che era andato vicinissimo al gol del 2-0, nel momento ideale per il Perugia, per davvero blindare questo match. Vero, vero, però è altrettanto vero anche che il secondo tempo è stata un'altra partita, il Perugia del primo tempo nel secondo tempo non l'abbiamo visto. E all'inizio della partita io avevo detto anche che mi aspettavo molto da Murano, sto ancora aspettando sinceramente perché purtroppo Murano ha fatto una partita un po' incolore a parte il contributo sul primo gol, ma devo dire che il rigore molto generosamente concesso sinceramente credo che abbia cambiato proprio la partita. Il Sud Tirol ha avuto un inizio di secondo tempo molto diverso, molto arrembante, ci hanno creduto molto di più, mentre il Perugia si è un po' perso, si è un po' sfilacciato e comunque sia il problema che secondo me rimane evidente proprio in maniera clamorosa è l'inconsistenza del reparto offensivo, la poca incisività, la grande necessità che ha questa squadra di avere qualcuno che possa sfruttare le occasioni che vengono poi tutto sommato anche abbastanza prodotte. Eh sì, purtroppo è questo il dato che balza all'occhio alla termine di Sud Tirolo a Perugia dopo 3 minuti di recupero. L'arbitro ha fischiato la fine, lo ricordiamo in questo post partita lunghissimo che andremo ad arricchire con gli interventi anche di Francesco Vanfili e Stefano De Francesco nella seconda parte della serata. Cristiano Silveri, manca una punta, lo sapevamo prima di questa gara, lo sapevamo all'inizio della stagione. Peccato che chi è entrato non è riuscito a dare il contributo che spesso ha dato. Vediamo Bianchimano che tatticamente è stato molto prezioso in altre gare di questa stagione. Oggi ha avuto un po' di difficoltà. Minesso ha avuto pochissimi minuti, figuriamoci 3 minuti. A Melchiorri non puoi chiedere di essere al 100% durante tutti i 90 minuti. No? È uscito proprio nel finale per l'inserimento di Minesso. Ma è chiaro che a Melchiorri non si può chiedere lo straordinario, sta facendo già tantissimo, è andato in gol anche oggi. Io credo che però il Perugia, soprattutto nel secondo tempo, abbia peccato nella capacità di andare a saltare l'uomo, soprattutto sugli esterni. E l'ingresso, secondo me, di Minesso è stato un po' in ritardo rispetto a quello che effettivamente le condizioni della partita richiedevano.
chiaro che nel Minesso messo negli ultimi 5 minuti non poteva far altro che scaldarsi, insomma, e credo che l'ingresso di Bianchimano non abbia effettivamente prodotto quanto dovuto per due motivi. Primo, perché gli esterni non sono mai andati sul fondo per mettere cross al centro, dove secondo me Bianchimano potrebbe farla da padrona. Poi perché secondo me occorreva più qualità lì davanti, che potesse anche creare superiorità numerica, saltare l'uomo, cosa che Bianchimano secondo me non è capace in queste situazioni. Ritengo appunto che l'ingresso, io credo che l'ingresso di Minesso sia stato troppo tardivo. Tra poco andremo a proporvi in grafica il pagellone di Stefano De Francesco, che andremo a chiamare tra circa un quarto d'ora, Massimo Nardi Schulze. Allora, il primo giro di considerazioni: un pareggio può starci con la capolista, che poi in realtà non può avere il valore intrinseco del Perugia, questo sia chiaro, il Perugia è la squadra più forte dal punto di vista strutturale. Buttata via una grande occasione oggi? Ieri sì, oggi a parte che è il terzo pareggio, per come si è svolta la partita, per le occasioni che hai avuto sono due punti buttati, diciamo hai costruito, ti è mancata solo un pochino di lucidità sotto rete come al solito, di cinismo, è chiaro che poi diciamo sempre la stessa cosa, un supporto a Melchiorri qui è palese, ci sarebbe voluto una persona, un giocatore che riuscisse a mettere dentro la palla. Ha avuto delle occasioni Melchiorri, ha segnato, però ecco, finito lì il discorso. Allora, in effetti, se non c'è Melchiorri c'è grande difficoltà. Melchiorri che aveva trovato la via del gol dopo la conclusione di testa di Murano, ma al di là poi dell'episodio erano arrivate tre occasioni, anche con Elia. È stato molto bravo il portiere di casa a sventare la minaccia, è stato decisivo nei primi 20 minuti proprio il portiere del Sud Tirol. Nelle valutazioni di Stefano, che poi andremo a sistemare in grafica, c'è una grande prestazione di Angella, che nel gioco aereo ha veramente giganteggiato dalle parti della porta di Fulignati, la solita regolarità di prestazione di Sunas e il 7 che merita in pieno Melchiorri per lo solito spirito di edizione, anche nel bravo nel proporre gioco, ad esempio un cross sul quale hanno creduto poco i compagni di squadra sul secondo palo nella fase finale del match. Dunque 7 che condivido in pieno quello di Stefano, più tardi andremo sul pagellone di Stefano De Francesco. Insomma, tante le cose da dire in questo pareggio, in questa giornata che poteva regalare l'aggancio allo Sud Tirol da parte della Perugia. Occasione importante fallita, secondo Massimo Nardi Schulze. È pur vero che la strada è ancora lunga, tre punti non sono tantissimi, Valentina, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, i tre punti di svantaggio rispetto alla squadra di Bolzano, che non mi ha impressionato affatto. No, no, diciamo che ha avuto una buona reazione, però io per esempio ho visto molto bene Falzerano, ha fatto una buona gara e i tre punti non sono incolmabili, come dici tu, però purtroppo continuare a pareggiare significa lasciare via tanti punti per strada che poi potremmo anche rimpiangere più avanti nel campionato. Tra poco andremo a vedere il quadro completo dei risultati di questa 13ª giornata della Girone B di Serie C, con la classifica che ovviamente è sempre parziale, perché comunque bisogna fare conti poi con i risultati delle squadre che stanno giocando adesso nella seconda parte del pomeriggio. Si diceva, Cristiano Silveri, che naturalmente il Perugia poteva e doveva vincere questa gara. Oggi proprio non ha mai rischiato di perderla, perché clamorose occasioni del Sud Tirol, anche il momento migliore della fase iniziale con 4-5 corner lì battuti dalle parti di Fulignati, in realtà non ha creato grandi insidie. Questo da un lato può darci una spinta a pensare che comunque forse il principale avversario del Grifo rimane il Padova, oppure rimani dell'idea che il gruppone va considerato di 3, 4, 5 squadre per la lotta al primato? Io sono convinto che il maggior avversario del Perugia sia il Perugia, Perugia stesso. Sì. Ho questa convinzione perché la cattiveria che vedo nella fase difensiva non la vedo nella fase offensiva. Il Perugia deve migliorare su questo, deve crescere tantissimo, deve sicuramente trovare anche diciamo la spalla giusta a Melchiorri, su questo non c'è dubbio, partire da adesso per poi finire se non la si trova anche a gennaio, però quello che manca secondo me è proprio questo. Il Perugia
ha fatto tanti passi importanti nel cercare di trovare equilibrio in una fase difensiva, secondo me ci è riuscito, c'è la giusta cattiveria, tutti gli effettivi difendono bene secondo me, anche quando Melchiorri, anche oggi Murano, poi Bianchimano e tutto il resto sono tornati indietro per poter cercare di costruire questo fortino davanti alla porta di Folignati, però quando si attacca non vedo la stessa determinazione, la stessa cattiveria. Ecco, su questo il Perugia invece deve fare qualcosina in più. Allora, mancherà sì una punta, ci scrivono da casa, ma non si nota la grinta di vincere la partita, forse nel secondo tempo questo che dicevo, però è proprio questo che dicevo io, cioè il Perugia deve fare, deve, è come se avesse perso, è come se fosse talmente concentrata sulla fase difensiva che poi diciamo tutte le energie create per questo non vengono spese per la fase offensiva. Però nel primo tempo non si è visto questo. Ma, no, perché ti aveva aiutato però, molto anche il gol di Melchiorri, però era più sereno. No, ma io ti parlo proprio nella fase conclusiva, non tanto nella costruzione, perché poi è chiaro che nell'arco dei 90 minuti non puoi creare costantemente situazione su situazione da gol, ma nel momento in cui devi andare a far male all'avversario, il Perugia secondo me ha un po' il braccino corto. Dici, assorbe lucidità dietro. Sì, secondo me sì, è talmente concentrato sul fatto di non prendere gol che nel momento in cui devi andare a, farlo, cioè, voglio dire, la stessa determinazione e cattiveria che vedo nella fase difensiva non la vedo nella fase proprio conclusiva dove devi andare proprio a colpire per far gol. Prima vedevamo la partita insieme e su alcuni contrasti, soprattutto nella fase finale, nell'ultimo quarto d'ora, quando magari la partita la puoi ancora vincere, lì è mancato forse quel mordente in più che richiamava il tifoso su cui ti soffermavi tu. Esatto. Siamo d'accordo su questo, così come sono d'accordo personalmente su un altro messaggio, mi sembra molto intelligente, di un telespettatore che dice tre pareggi e sostanzialmente ricalca perfettamente quello che diceva Massimo, tre pareggi sono eccessivi di fila per una squadra che vuole vincere il campionato e in parte si sta depauperando, no, quel patrimonio. Infatti è quello che anch'io ho detto, stiamo lasciando per strada troppi punti che servirebbero e diciamo che serviranno. Sì, diciamo, si è visto bene, appena preso il gol, probabilmente è arrivato anche il momento sbagliato, preso il gol il Perugia si è un po' spinto. Sì, è arrivato proprio nella fase peggiore, nel primo tempo in cui avevi dominato sul tiro delle occasioni. Esatto. Sul Tirolo non aveva mai tirato in porta, signori, questo deve essere un dato su cui riflettere e capire con quel Perugia è sempre un gradino sopra le altre. È chiaro quanto sei forte in difesa, centrocampo lo stesso, pensa con un giocatore veramente davanti lì che sappia fare quei famosi, abbiamo sempre detto 10-15 volte, diventi veramente micidiale. Altro messaggio da casa, da Fabio di Ferro di Cavallo, che scrive... senza rigore il sul Tirolo non avrebbe mai pareggiato. Vero. E poi ci chiede un giudizio su Burrai, abbiamo in panchina giocatori, sì, infatti Fabio, concordo che sarebbero titolari ovunque in Serie C, possiamo fare 5 cambi, continua Fabio in questo lungo messaggio ma assolutamente interessante, senza diminuire il tasso tecnico, perché non farli sui sostituti, sui cambi. Sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando e faccio fatica a leggerli, ma vi diamo spazio a tutti questa sera e poi andremo da Stefano De Francesco. Sui cambi vorrei delle considerazioni anche da parte vostra, non soltanto sui due attaccanti entrati, ma in generale sulla gestione di Caserta nel secondo tempo. Secondo Alessandro da Perugia servono due punte, non una, e quindi poi catenaccio vecchia maniera, Burrai cercasi attaccante, non è l'area per il paradiso. Altro messaggio da casa, tanti altri che ci scrivono ancora su questo pareggio che ha lasciato una punta di rammarico proprio per come è arrivato dopo un ottimo Perugia nel primo tempo. Allora andiamo in video collegamento con Stefano De Francesco, tra poco andremo a vedere in grafica Stefano il tuo pagellone grazie al supporto della redazione di Nicola Agostini e Alessio Romanelli. Allora, un secondo tempo che purtroppo non ci può permettere di parlare di un Perugia straordinario come nei primi 40 minuti. C'è da dire questo, che il Sud Tirol si è dimostrata squadra non certo invincibile come poteva sembrare sul suo campo. Il bicchiere oggi non lo vedi mezzo pieno, mi sembra, perché l'occasione dell'aggancio alla capolista è sfumata. E cosa cambia secondo te nella testa dei giocatori del Perugia dopo questo pareggio, il terzo di fila?
Ma francamente io devo dire la verità, abbiamo avuto un ottimo primo tempo e lo ribadisco, e una ripresa nella quale non abbiamo corso rischi eccessivi se non in un'occasione in cui è stato molto bravo Angella ad anticipare l'attaccante avversario. Personalmente, dei pareggi che abbiamo realizzato nelle ultime cinque partite, e questo è il quarto, questo è quello che francamente accetto con maggiore tranquillità, perché la squadra ha giocato bene e credo che quello che abbiamo visto noi lo abbiano visto anche in società, anzi, lo confermo avendo avuto qualche chiacchierata durante la settimana in questo senso, la necessità di avere un attaccante in più si è fatta sentire tutta. Quindi bene la difesa, bene anche i cambi, perché chi è entrato, faccio un esempio per tutti, Dragomir si è fatto trovare pronto e ha fatto vedere quanta voglia ha di essere in campo, quindi bene Falzerano e purtroppo ritorniamo alle solite, costruiamo tanto e concretizziamo poco. Peccato per quel calcio di rigore perché siamo stati in qualche modo ingenui noi. È vero che rimane alto, evidente, l'equilibrio in alta classifica. Io prima dicevo con i nostri opinionisti, Stefano, che la sensazione è sempre quella, alla luce anche dell'ottimo primo tempo fatto dal Perugia, che il Perugia è un gradino sopra le altre e forse l'unica che sul piano proprio della struttura e nella strada lunga di questo campionato che possa creare problemi al Grifo è il Padova. Tu sei d'accordo su questa osservazione? Personalmente non tanto, perché il Padova è sicuramente una delle avversarie e ti do ragione, ma tutte quelle che sono lì, continuiamo, a mio parere, lo dico tutte le settimane, a fare l'errore di non considerarle all'altezza del Padova o del Perugia perché hanno un nome e una storia differente. Non è così, perché la struttura societaria, specialmente in epoca Covid, conta esattamente come tutto il resto. Quindi credo che il Südtirol ce lo troveremo cioè ci troveremo a combattere anche con loro sino alla fine. Io ritengo, ho visto una buona squadra anche nel Südtirol, un ottimo centrocampo. Francamente non mi è dispiaciuta per niente. Un ottimo portiere, perché nel primo tempo è stato proprio lui a tenere a galla la propria squadra. Casa, intanto manteniamo il collegamento con Stefano De Francesco, poi andremo, mentre Cristiano Silveri viene puntualmente microfonato, rafforzato nelle batterie, il nostro Roberto Forasiepi si punta il dito sull'attacco, ma a mio avviso, scrivono da casa, i problemi sono a centrocampo, dove sono tutti bravi a fare muro davanti alla difesa, ma poco propensi a supportare l'attacco, si scrive un tifoso. Altro messaggio che arriva da Gualdo. Che è scritto dunque da un tifoso che non si firma, allora dice: Voglio in panchina in Perugia, Mister Silveri, che Gualdo ha vinto due campionati giovanili juniores, lo ricordiamo con grande affetto. Questo è un messaggio da Gualdo. Insomma, si ricordano i tuoi meriti da allenatore del recente. Quanti anni fa? Quanto tempo fa? Neanche tanto dopo. Già 4-5 4-5 anni anni fa, fa. inizia a essere Sì, grandicello. è abbastanza. Allora, grazie al tifoso del Perugia da Gualdo. Poi altri messaggi, ci chiede proprio un tifoso di leggerlo e noi lo accontentiamo. Il tifoso è Walter da Perugia. Oggi il centrocampo del Perugia, scrive Walter, è stato surclassato dal Sud Tirol e le occasioni iniziali andavano sfruttate. Forse Walter si sofferma più che Sul altro nella secondo parte iniziale del tempo. secondo tempo, perché poi in realtà il Perugia anche nell'ultimo quarto d'ora cercava di forzare. Io aggiungo ancora sui duelli, non so se è d'accordo Stefano. E nei contrasti si poteva fare un po' meglio anche sul piano dell'intensità agonistica, quello sì, ma forse non è stato proprio un dominio quello del centrocampo del Sud Tirol. Walter aggiunge, da grande tifoso qual è, vedo il Perugia, dice Walter, da 60 anni, rischiamo di rimanere in Serie C e poi
manca la solita punta da gol e qui siamo pienamente d'accordo. È mancato qualcosa a questo centrocampo? Poi torniamo da Cristiano, Massimo e Valentina, rimanendo in collegamento con te, Stefano, ovviamente per tutta la diretta. È mancato qualcosa a questo centrocampo nella parte finale della partita, nel secondo tempo soprattutto in generale? Ma manca in qualche maniera, cioè la qualità nella fase di non possesso non è la stessa di quella della fase di possesso, e in questo senso secondo me il telespettatore ha ragione. E al tempo stesso, io ripeto, rinunciare a Dragomir in questo momento non so quanto sia, e allo stesso Juan, di cui non conosco le condizioni perché è un po' sparito dai radar della prima squadra, mi sembra francamente un rischio, perché Dragomir e Juan sono gli unici che con i loro inserimenti possono dare anche qualità e come dire, pesantezza offensiva alla squadra. È andato molto bene Falserano oggi, ha fatto una buonissima partita, ma nell'unica palla gol che gli si è presentata si è visto quali siano i suoi limiti sotto porta. Nel primo tempo, se ricordate, su quel la respinta di testa si è trovato praticamente completamente da solo e ha calciato alto sopra la traversa. Probabilmente vedo che l'allenatore è attento ai responsi del campo, infatti oggi è ritornato alle due punte e credo che si sia reso conto che l'innesto di Dragomir nel finale immediatamente ha dato più vivacità alla fase offensiva. Quel calcio di punizione procuratosi da Dragomir probabilmente meritava di essere calciato meglio di quanto ha fatto Burrai. Allora, sui cambi, torniamo anche con Valentina, Cristiano e Massimo. Allora, tardivi questi cambi secondo te, Valentina? Stefano ha avuto un giudizio comunque complessivamente positivo della gestione di Caserta. Sì, allora, partendo dal presupposto che secondo me Falserano ha fatto una buona gara, cambiarlo con Dragomir è stata un'ottima idea, anche perché comunque inserisci un centrocampista che ha altre caratteristiche, comunque ha un tiro forte da fuori, ha la punizione, appunto si è procurato quella punizione da posizione invitantissima. Avresti voluto vedere Dragomir? Avrebbe dovuto tirarlo lui, a mio avviso, però va bene, o quantomeno se anche la tirata Burrai, il portiere del Sud Tirol è stato il migliore in campo, ha preso tutte le palle, non gliela puoi tirare in bocca, almeno sì, prova ad angolarla. Anche conclusione troppo morbida, ha cercato la sì, palla a giro, però un po' centrale, sì. Un po' così. Per quello che riguarda invece i cambi in attacco, io Murano è stato abbastanza evanescente per tutta la durata della sua partita. Avrei visto Minesso invece che Bianchimano. Avrei visto un Minesso insieme a Melchiorri, non al posto di Melchiorri. Poi, sai, gli ultimi minuti un giocatore come Murano può dire la sua fino a un certo punto, come Minesso. Come Minesso. Può dire la sua fino a un certo punto. Avrei pensato, io l'avrei visto insieme a Melchiorri, ecco. Allora, poi altri messaggi da casa, ne leggo subito uno, Cristiano, così magari abbiamo un altro spunto da sviluppare. Ci chiedono i cambi, il ritardo, ci dice un telespettatore, su Elia e Melchiorri, che erano molto stanchi, e con Rossi più avanti subito si è visto che si poteva far male, quindi avrebbe voluto un Rossi più avanzato il tifoso del Perugia. Torniamo con te proprio sul tema affrontato già con Stefano e Valentina sui cambi, sulla gestione comunque di Caserta nella fase finale in cui sono entrati determinati giocatori e in generale su questa che è chiaramente una situazione evidente, il Perugia avrebbe meritato molto di più nella prima parte della gara. Voglio fare due considerazioni, sia della fase diciamo difensiva di contenimento che quella offensiva. Sono d'accordo con Valentina che secondo me il cambio di Bianchimano secondo me è stato errato in quella circostanza, perché in quel momento il Perugia aveva bisogno di qualità. Allora, noi dobbiamo sempre ricordarci che l'avversario, ogni avversario è diverso rispetto a quello precedente, e quello che ha fatto la differenza è stato il rigore per il Sud Tirol, nel senso che finché il Perugia è stato in vantaggio per 1-0, il Perugia, Falserano, Elia,
qualche volta Crialese sulla sinistra, i due attaccanti hanno spesso trovato profondità, perché il Sud Tirol ti ha dato lo spazio per andare in profondità. Nel momento in cui c'è stato il pareggio, la partita è decisamente cambiata, perché il Sud Tirol si è abbassato leggermente, ha giocato un po' come faceva il Perugia sulle ripartenze, e quindi i due attaccanti sono stati praticamente quasi isolati o comunque circondati dagli avversari, dove non c'era più profondità. A quel punto era, secondo me, determinante i due esterni, e non è un caso che nel momento in cui Elia non ce la faceva più, è subentrato Rosi, con la capacità e la voglia di andare a saltare l'uomo, si è creata quella superiorità numerica che ha creato qualche grattacapo alla difesa del Sud Tirol. Dov'è che c'è l'errore, secondo me, in questo caso di Caserta? Quando gli esterni non ti danno quella imprevedibilità, quella, diciamo, quella sostanza, quella voglia di andare a saltare l'uomo e mettere la palla dentro, lì in mezzo occorre qualità. Non occorreva Bianchimano. Proprio perché il Sud Tirol in quella circostanza ti poteva dare, soprattutto lì in mezzo, qualche spazio, cosa che per esempio non ti ha dato il Gubbio. Quindi voglio dire, Minesso a quel punto ti doveva creare quella qualità in più che non ti davano gli esterni, per esempio. Secondo me è stato un cambio errato, su questo non c'è dubbio. Massimo, cosa vogliamo aggiungere? Dopo un'analisi così circostanziata, Giulio, poco posso aggiungere. L'unica cosa, sono d'accordo con quello che ha detto sia Valentina Cristiano ma anche Stefano. Il cambio di posizione un pochino più avanzata di Rosi, sicuramente quello un pochino si è visto una spinta diversa. Forse i cambi doveva farli, alcuni cambi doveva farli prima. In queste partite, Stefano De Francesco, poi abbiamo altri una quindicina di messaggi da leggere ancora, almeno ne leggo un paio così liberiamo un attimo il campo. E lì a un trequartista scrive un telespettatore, altrimenti gli vogliamo male, e qui torniamo su un tema ampiamente dibattuto in questo studio lunedì scorso, e poi si punta il dito sull'attacco, ma a mio avviso, scrive Alfredo, i problemi sono a centrocampo. Stefano, torniamo con te per capire che se magari in questa fase della ripresa, con un giocatore di qualità più fresco e quindi con la giocata incorporata, poteva cambiare l'equilibrio del match col Sud Tirol, che comunque in difesa è molto forte. È mancata proprio quella qualità del creare dell'episodio al Perugia, tornando proprio sulla fase conclusiva in cui il Perugia ha cercato la via del gol senza trovarlo, senza essere mai incisivo lì davanti. Al di là poi dei cambi, Ma guarda, io personalmente ho delle perplessità, e credo che lo stiamo dicendo ormai da settimane, io in un verso e Cristiano nell'altro. Non ritengo che lasciare Melchiorri eccessivamente isolato davanti sia il sistema per riuscire a trovare con maggiore facilità la via del gol. La verità è inutile tornarci sopra, è che le due cose che non funzionano sono la mancanza di un altro attaccante, come dire, il tipico cecchino di area di rigore che magari su quelle 4-5 occasioni del primo tempo una te la sbatte dentro, e il fatto che questo centrocampo, lo dicevamo anche nelle precedenti partite, delle volte rischia di essere piatto quando il Perugia prova a proporsi, perché sia Moscati nella scorsa partita, ma devo dire anche Sonas e Falzerano in questa, non hanno quella capacità di ribaltare e di inserirsi propria di Kwan e Dragomir. Ripeto, Minesso in questo modulo è molto sacrificato, sicuramente è un buon giocatore, ma non credo che il suo innesto prima o dopo, con questo tipo di struttura e disposizione da parte del Perugia, non credo che potesse portare chissà quali stravolgimenti. Sarà il concetto di Stefano, c'è proprio un altro messaggio da casa proprio sul discorso del centrocampo, che in questa maniera, per quello che ha fatto vedere oggi, non supporta l'attacco a dovere. Poi si aggiunge, c'era anche uno spazio centrale ampio, questo è quanto scrive un telespettatore. Poi si torna sulla mancanza di una punta di qualità, quindi bisogna mettersi il cuore in pace.
cercare di fare un campionato sì di alto profilo, ma questo è normale se non hai un'altra punta di qualità, scrive Piero da Perugia, e quindi in un certo senso quello che ricordava Stefano, che ricordiamo ormai da tempo, ma visto che giustamente torniamo ormai sempre su questo tema che è condiviso da tutti, vi chiedo, tenendo conto che comunque non è facilissimo a gennaio trovare, a meno che non operi un grandissimo investimento, una punta che poi è vero quello che dice Stefano, cioè una punta d'area di rigore massimo che quando devi segnare comunque al 90% dei casi non fallisce, no? Il cecchino d'area di rigore, esatto. Ma quanto è difficile trovarlo? Ma per due motivi, per me è difficile trovarlo perché a gennaio quelli bravi logicamente sono tutti già impegnati, cosa banalissima ma è così. Seconda cosa, perché chi ti fa 15-20 gol costano soldi, quindi anche per questo non è così facile trovarlo. La delusione di un tifoso, io a Bolzano non ci sono stato, per loro il calcio è come il cricket, non è un pericolo, scrive un tifoso del Perugia, non è un pericolo strada facendo, quello probabilmente intendeva il tifoso del Perugia, però è pur vero che mantiene questi tre punti. Io aggiungo, lo ripeto ancora, non è forse il principale pensiero del Perugia il Sud Tirolo, per quello che abbiamo già visto oggi, e strada facendo il Sud Tirolo potrebbe perdere altri punti, perché poi il valore del Perugia rimane superiore, ma rimane un incubo a questo punto, perché siamo a tre pareggi di fila con appena un gol fatto nelle ultime tre partite, sì. Perché hai fatto 2-0-0 e il dato purtroppo è questo, devi fare sempre i conti con i numeri che adesso stiamo per riproporvi nelle nostre grafiche. Partiamo regia dal quadro complessivo, che poi in realtà è parziale, dei risultati di oggi e di questa giornata numero 13 della girone B di Serie C, girone B che si sta rivelando il più difficile dei tre gironi, almeno per quelle che sono le prime sensazioni. Allora è arrivato purtroppo il pareggio per il Gubbio, quindi il Gubbio era in vantaggio nel primo tempo, si è fatto raggiungere e quindi finisce 1-1 al Barbetti tra Gubbio e Feralpisalò. Pareggia anche la Samb con il Legnago e c'è la vittoria in esterna della Vecompo Verona a Fano per 2-1 dopo la vittoria dell'anticipo dell'Arezzo a Imola per 2-0 e quindi il pareggio a Bolzano tra Sud Tirol e Perugia. Naturalmente andremo a controllare per bene le gare soprattutto di Modena, Triestina e Padova che ha l'occasione oggi di approfittare di questo pareggio di Sud Tirol e Perugia. E ritorno a dire, purtroppo con tre pareggi, e sono d'accordo con Stefano quando dice questo, è il pareggio comunque più accettabile degli altri, perché comunque hai giocato sul campo del capolista, hai costruito tanto dopo l'1-0 e quindi è sicuramente un pareggio che ci fa pensare positivo per come il Perugia affronta le sue gare e per la superiorità che spesso dimostra nei confronti degli avversari. È altrettanto vero che puoi perdere terreno oggi, puoi perdere terreno, che il Padova può avanzare, così come proverà a fare la Triestina, che vuole subito il pronto riscatto, come il Modena a Cesena. Andiamo con i voti di Stefano De Francesco. Intanto arrivano altri messaggi proprio sul famoso discorso dell'attaccante d'area di rigore da parte dei nostri telespettatori, che non mi sembrano tanto felici per questo pareggio, ma possiamo capire perché le premesse erano ben diverse, tenendo conto di quello che aveva fatto il Perugia nel primo tempo, quindi a prescindere dai contenuti della prestazione, che assolutamente è da sottolineare in termini positivi, perché quando costruisci, domini sul piano delle occasioni contro la capolista, il giudizio è positivo. Il problema è un altro, il problema è che però mancano forse le risorse giuste per portare a casa, quando devi fare i gol, per portare a casa io i tre punti. Penso che il grande rammarico di tutti i tifosi, sì, nell'accettare questo tipo di pareggi è non tanto la prestazione, la prima in classifica, l'ultima in classifica, è il fatto che quando tu allunghi la mano e vedi che ce la puoi fare, che è tutto alla tua portata, che ti costerebbe pochissimo, che è proprio lì la possibilità di vincere e non riesci ad agguantarla, t'arrabbi. Perché non va bene questo?
Non va bene che sia la prima in classifica come era quest'oggi il Sud Tirol, che sia il Carpi che comunque era una buona squadra, o che sia il Gubbio che era l'ultima in classifica. Sono partite alla tua portata, tu alzi le mani quando c'hai di fronte una squadra che non ti permette di giocare o che tu dici vabbè, siete più forti di noi, punto. Sì, questa è una partita in sostanza da vincere. E su questo, questi sono punti persi per questo motivo. Anche giocandola male, l'importante è che la vinci la partita, chiaro. Sono d'accordo con voi. Andiamo in grafica con il pagellone di Stefano De Francesco, quando scrive anche Paolo da Perugia: l'arbitro ha fischiato a richiesta quando ha munito per simulazione, vedi ad esempio, forse simulazione dello Casiraghi, non so, per quanto riguarda la partita di oggi. Rossi, unica pecca di questa difesa, se la prende un po' con Rossi. Rossi che si è ritrovato sui suoi piedi praticamente la corsa, si è ritrovato sulla traiettoria di rover, perché quello è il tipico scontro da gioco che chiaramente viene punito all'arbitro, perché lì il contatto c'è, tu fermi l'attaccante che comunque non avrebbe mai creato problemi, perché se n'era andato sulla sinistra appena di poi la sfortuna ha voluto che fosse per qualche millimetro dentro l'area di rigore, insomma davvero da pazzi l'episodio, per sfortuna, non dico per la scelta dell'arbitro, perché quello è il rigore purtroppo, e quindi gli unici rischi, però scrive Paolo, sempre da quella parte. Allora, vediamo a Rossi quanto ha preso. Stefano, ha preso la sufficienza, 6, perché poi comunque Rossi, ricordiamo ancora una volta, per tenuta, spesso anche per personalità, è un giocatore che fa sempre molto comodo al Perugia, nonostante le critiche che arrivano che poi è spostato da Paolo, da quinto, ha fatto vedere anche infatti, discrete cose in altre gare di campionato, insomma, si è fatto valere. Angella 7,5, dunque secondo Stefano De Francesco, se non erro, sì, è il migliore in campo. Angela 7,5, Monaco 6,5, prende 6 più Elia con Sgarbi sufficiente quando è entrato in campo, 6 per Crelese. Beh, bei voti quelli di Stefano, perché sono ampie sufficienze, addirittura giustamente c'è il 7 per Melchiori che ha combattuto come un leone, chiaramente dopo sfinito, è stato sfinito a 3 minuti dalla fine, c'è un 6,5 per Falzerano che riprende un po' di fiducia, il solito 6,5 per il campione di regolarità, qual è, il greco Sunas, 6 più per Burrai e 6 per Murano, con il 6 che prende anche Bianchimano quando è entrato in campo. Andiamo allora a commentare questi voti, prima con proprio l'autore di questo pagellone, il nostro Stefano De Francesco, che ritroveremo anche domani. Stefano, dunque, spicca chiaramente la prestazione di Angela e ecco perché a volte diciamo, no, riprendiamo coraggio e convinzione guardando la prestazione dei tre lì dietro, soprattutto del suo regista difensivo Angella, e ti accorgi che questo Perugia lì dietro non soffrirà mai da qui in avanti. 3 gol nelle ultime 9 partite, di cui 2 sul rigore, tra l'altro il terzo rigore, il secondo rigore, cioè quello di oggi, davvero un rigore assurdo. Non per la scelta, la decisione dell'arbitro, quanto per come è maturata l'azione, uno scontro casuale, un contatto casuale tra Rover e Rossi. Angella migliore in campo, e ci dai una spiegazione degli altri voti. Io direi un approfondimento con te sulla prestazione, ad esempio, non tanto di Murano, perché ne abbiamo parlato con te prima, ecco, di Falzerano, cioè giocatore che comunque sul piano della qualità, sul piano della fantasia, deve essere sempre preso in considerazione, fermo restando quello che ricordavi, cioè che quando sarà al 100% Juan tornerà titolare proprio nella posizione occupata da Falzerano, o lo vorresti dall'altra parte? Ma guarda, allora, per quanto riguarda Falzerano, oggi è andato bene, ma come dicevo in precedenza nel collegamento, rinunciare a Dragomir e a Juan, laddove fosse rientrato come dire, in forma al 100%, secondo me non è facile, proprio per le caratteristiche differenti dei giocatori. E ci sono alcuni voti che potevano essere qualcosa in più o qualcosa in meno e che si sono modificati. Faccio l'esempio di Rossi, che secondo me era stato parzialmente insufficiente giocando da terzo centrale, si è ripreso nel finale quando è tornato sulla fascia, mentre Elia ha giocato un ottimo primo tempo ma via via è andato spegnendosi nella ripresa, quindi diciamo che per l'uno e per l'altro i voti sono una media di queste due situazioni.
Per quanto riguarda Murano, prende la sufficienza esclusivamente perché è entrato in maniera attiva nella rete di Melchiorri, perché altrimenti la prestazione non è stata sufficiente per il resto. E ci ripetiamo, quindi non lo faccio più. Bene sia Angella, che oggi ha fatto una partita a dir poco sontuosa, e Monaco, che comunque ormai si è assestato su una sufficienza strapiena e fa perfettamente il suo mestiere con pulizia e con attenzione. Quindi bene. Una leggera crescita di Burrai rispetto alla scorsa settimana, speriamo di vederlo piano piano a rientrare in forza, ma e soprattutto a velocizzare un pochettino le azioni di attacco. Non so, forse hai già toccato il discorso Pialese sulla sinistra. Oggi Caserta ha cercato di puntare su Elia per avere più spinta a destra. Pialese ha fatto un buon cross nel primo tempo, nel secondo tempo ha perso qualche pallone. Lì ancora siamo in carenza secondo te o ti ritieni soddisfatto? Ma guarda, Crealese è stato sufficiente come prestazione a mio parere, però ha alternato dei buoni inserimenti e anche con dei cross che potevano diventare importanti a situazioni in cui, come dicevi tu, o ha perso delle palle non facili, una di queste gli è costata anche l'ammonizione, e praticamente dei cross che delle volte erano proprio da dimenticare, o fuori misura o lenti sopra il portiere. Da Cristiano Silveri, Valentina Melia, Massimo Nardi Schulz, più tardi avremo in collegamento anche Francesco Vanfili. Allora, sui voti di Stefano e Francesco, che riflettono in fondo una buona prestazione del Perugia, basti pensare a Fulignati, che non ha mai fatto un intervento decisivo, mai costretto a intervenire in maniera particolarmente difficoltosa. Questo ci lascia stare positivi, no? per le prossime partite, perché comunque hai giocato controllando il match per gran parte dei 90 minuti contro la capolista in trasferta, Cristiano. Beh, ma la fase difensiva è stata sontuosa anche oggi, no? A parte quell'episodio di Rosi che... Rosi potrebbe fare meglio lì nella difesa 3? Beh, ma è stato un po' ingenuo, peraltro era raddoppiato in quella circostanza, quindi erano due su quello sul rover, quindi era un po' inutile andare a pressare l'uomo dentro l'area che stava aspettando soltanto un piccolo contatto per poi procurarsi il rigore. Quindi i giocatori là dietro hanno fatto bene, a partire da Angella, che sono d'accordo con Stefano, ha fatto una grandissima partita. Monaco è indiscutibile quando difende, quando deve impostare un pochino di meno, però da dietro tanta roba. Quello che manca, ti ripeto, è quella imprevedibilità che il Perugia ancora non dà. C'è riuscito un pochino, secondo me, nel primo tempo Falzerano ed Elia, però rimane un Perugia troppo statico, troppo che va in difficoltà quando l'avversario si chiude dietro e quando deve aumentare la qualità per poter scardinare difese ben organizzate non ci riesce. Quindi sono d'accordo un po' con quello che diceva Stefano, anche con chi da casa scriveva un centrocampo, Valentina, che ha supportato meno l'attacco nella fase poi decisiva in cui Perugia doveva trovare il gol del 2-1, no? Beh, sì, vabbè, sì, sicuramente. Io credo che comunque, a prescindere dal fatto che il secondo tempo è stato un secondo tempo troppo giocato male dal Perugia, io credo che il Grifo avrebbe dovuto segnare nel primo tempo il secondo gol. Bravissima, sono d'accordo, punto è tutto lì. Sono d'accordo, Giulio, nel senso la partita del Perugia è finita nel primo tempo, secondo esatto. me. Quella era una partita che nell'arco dei primi 30 minuti il Perugia doveva stare in vantaggio almeno meno di due gol. Non devi permettere di alzare la testa. È chiaro che poi tutto diventa più difficile, quindi la recriminazione più grande è in quel primo tempo. Lì il Perugia doveva aver già messo il risultato in ghiacciaia, è una cosa che non è stata. Poi dopo diventa tutto più difficile. Però, ovviamente. Cioè, è finita perché tu non hai avuto la reazione per fare No, non c'è stata la reazione, Massimo, però per un semplice motivo: perché il Perugia, tutte le volte che incontra una squadra
che si chiude e che non ti concede profondità, lo ripeto per la 200ª volta, non a te, lo dico proprio per quello che ho detto spesso e volentieri, va in difficoltà, perché secondo me manca qualità là davanti. Io di questo ne sono convinto, soprattutto perché i centrocampisti che spesso sono concentrati nella fase, diciamo, di contenimento, a volte non accompagnano l'azione, e là davanti i due attaccanti secondo me non si compensano, né Murano né Bianchimano sono la spalla ideale per Mecchioni. Altro tifoso del Perugia ci scrive: ci sono tanti attaccanti di buona qualità delusi da dove sono finiti e pronti a riscatto, basterebbe a gennaio aprire bene gli occhi e muoversi adeguatamente. Sicuramente da mesi il DS Giannini sta preparando l'assalto. Io mi auguro che ci stia pensando giorno e notte già da tempo. Non c'è assolutamente dubbio, arriverà sicuramente la punta, e speriamo una punta di grandissima confidenza con il gol, cioè quel cecchino che chiedeva prima Stefano De Francesco. Poi altri contributi da casa, altre riflessioni che arrivano da casa. Errore sullo 0-0, è stato sbagliato sull'1-0, non chiudere la partita. Esatto. E poi siamo d'accordo con il tifoso che ci scrive. Intanto salutiamo anche il nostro straordinario Bendrino, che oggi non ha potuto raggiungerci, lo ritroveremo nel prossimo numero di Grifo Stadium. Tanti saluti arrivano anche a Bendrino da casa, così come alla nostra Valentina, un po' ormai il punto di riferimento dei tifosi. Se Burrai e Sunas sono fissi, giochiamo in 14, tornando ai ragionamenti che facevamo prima. Allora, questo è un discorso interessante in generale, perché torno da Stefano De Francesco, no? Perché dicevamo, Stefano, e intanto saluto e ringrazio anche Francesco Panfili, che dovrebbe essere collegato con noi. Eccoci qui, ciao Francesco. Buonasera a tutti. Tra poco ti introduco, ti inserisco. Francesco, volevo completare proprio una considerazione molto interessante che aveva fatto Stefano. È ancora collegato Stefano e Francesco? Tra poco dovremmo averlo in collegamento. Allora, partiamo da Francesco Panfili, visto che... No, c'è. C'è Stefano in collegamento? Ci sono. Perfetto, datemi anche il video per favore, regia, il video Skype, così riusciamo a comunicare meglio con Stefano De Francesco. Allora, sul discorso che faceva il tifoso, no? Perché in maniera molto interessante, abbiamo detto con te Stefano, giocatori che sanno inserirsi, come qua nel Dragomir, sono fondamentali. Poi è vero che qua non è al 100%, Dragomir ha avuto qualche problemino, però da qualche giornata, da 2-3 giornate, Dragomir non è più titolare fisso. Lì è normale che proprio per cercare di colmare questa lacuna, no, di un centrocampo che è poco propositivo, comunque poco supporta probabilmente l'attacco, comunque poco si inserisce poi nelle occasioni chiave che devono darti la vittoria, è normale che lì qualche scelta Caserta deve farla e qualche sacrificio devi farlo, no Stefano? Forse non so Sunas, che come hai ricordato anche tu con il pagellone, che poi andiamo a riproporre tra poco e analizzare con tutta la squadra di Grifo Stadium, non tanto Sunas, perché anche oggi hai dato un bel 6,5 a Sunas, e quindi è un giocatore che sa fare due fasi, forse meno quella offensiva di inserimento come fa Kwan. Chi toglieresti lì? Perché Burrai anche è un altro giocatore, come dire, ritenuto inamovibile da Caserta, probabilmente il terzo centrocampista, in questo caso Falserano, se prendiamo la formazione di oggi, dovrebbe far posto a uno tra Dragomir e Kwan, strada facendo? Ora abbiamo due partite con Limolese e con il Verona Decomp, nelle quali la vittoria è, come dire, è praticamente il passo fondamentale laddove si voglia dare un'assistata di quelle giuste alla classifica. Quindi diventa ancora più importante riuscire ad avere una struttura offensiva maggiore. La scorsa settimana dicevamo che era importante riuscire a vedere Elia in campo, e quest'oggi lo abbiamo visto. Secondo me potrebbe essere la partita giusta per vedere delle mezzali propositive, quella di domenica contro Limolese, e personalmente lo farei, tenuto conto del fatto che la difesa sta dando ottima prova di sé e ci dà delle garanzie amplissime da questo punto di vista.
sul fatto che Burrai sia inamovibile va bene, ma deve diventarlo, perché in questo momento come dire, è un giocatore che è andato meglio della scorsa settimana, ma continua ad accentrare il gioco e continua comunque a rallentarlo. Se non ha a fianco delle mezzali più ficcanti, più propositive in zona d'attacco, francamente anche la sua prestazione in qualche maniera ne risente. Questa considerazione al direttore sportivo Francesco Panfili, che dovrebbe anche vederci oltre che ascoltarci, il collegamento con noi. Francesco, sei d'accordo con Stefano quando parla di un centrocampo che adesso, anche alla luce del calendario che propone squadre molto più abbordabili che verranno affrontate da Perugia in casa, bisogna cercare di trovare altre soluzioni per buttarla dentro. Allora, tra poco andremo da Francesco Panfili, raccogliamo questa considerazione con Cristiano Silveri. Ma per quanto riguarda Burrai, sì, allora regia, togliamo l'audio per favore. Francesco, sei in onda, vabbè, vai, vai Cristiano. Riguarda Burrai è un discorso un po' particolare, cioè è vero che con Burrai i risultati sono venuti un po' di meno, però io continuo sempre a pensare che gli avversari sono cambiati, sono diversi e che il gioco che si faceva prima con Dragomir, saltando il centrocampo, secondo me a questo punto della stagione non è più adatto. Io credo che questo Caserta lo abbia capito e che un giocatore come Burrai possa dare invece quella qualità che tanto ha bisogno di questo periodo, soprattutto nella fase offensiva. In questo momento io non credo che sia il problema Burrai, in questo momento il problema è che là davanti bisogna avere, sono d'accordo su questo, è indiscutibile, un altro attaccante che sia in grado di poter chiudere le partite anche come oggi nel primo tempo Perugia meritava, e che bisogna avere un pochino più di qualità, determinazione, cattiveria agonistica, io parlo proprio di gamba, di voglia di andare a far male all'avversario, cosa che invece ultimamente non vedo, forse per merito, forse per condizione fisica non ancora al meglio per quanto riguarda per esempio Elia, perché è andato bene nel primo tempo, ci è riuscito a fare quello che sto dicendo adesso, nel secondo tempo invece ha avuto un calo evidente. Dall'altra parte secondo me manca un esterno sinistro che sia in grado come Elia di andare a saltare l'uomo, ma né Favalli né Chialese mi sembrano all'altezza di questa situazione, perlomeno adesso in questo momento della stagione, ed è questo. Quindi io non credo che sia il problema di Burrai, credo che Burrai sia un giocatore importantissimo, debba giocare, continuare a giocare per entrare in condizione, però quello che bisogna fare è che là davanti Perugia deve sicuramente portare a casa le partite nel momento in cui le occasioni le crea, e nel primo tempo Perugia ha pareggiato la partita nel primo tempo, non nel secondo o al novantesimo. Perugia nel primo tempo, come dice giustamente Valentina, quando ti capitano 3-4 se non più occasioni, lì la partita va assolutamente chiusa, non c'è riuscito e questo sono il risultato, peraltro contro la prima della classe a questo punto. Allora Francesco Panfili, considerazioni assolutamente interessanti finora sul centrocampo e soprattutto su questa necessità di dare soluzioni ulteriori, no? Quando il pallone devi buttarlo dentro per portare a casa i tre punti, è l'unica lacuna che il Perugia ha, insieme a quella del famoso discorso legato all'attaccante che tu con la tua esperienza, la tua conoscenza di calcio hai sempre detto dall'inizio della stagione, rimarcando i valori del Perugia superiori a quelli di qualunque altro in questo girone B. Intanto buonasera, io ho visto per 45 minuti, 40 minuti il miglior, mi sentite? Perfettamente, vai. Io ho visto il miglior Perugia della stagione, il Perugia corto, compatto, che ha saputo per la prima volta alzarsi, ha palleggiato discretamente, ha imposto il gioco. Un episodio ha cambiato tutto il match, poi la partita è diventata tattica, brutta e anche abbastanza noiosa. Ci vuole un po' di calma, il Perugia è in striscia positiva, le prossime partite lo vedranno contro Imolese, Vecomp, Triestina, Ravenna, Materica e Feralpi Salò. Io credo che solo la Triestina e la Feralpi possano impensierire un po' il Perugia. A testimonianza che io dico che è un campionato equilibrato, ma tranne 5-6 squadre il valore non è altissimo. Poi il Perugia oggettivamente
vive un progetto che è stato travolto e stravolto in corsa, e quindi adesso ci sono degli elementi che non sono funzionali. C'è Elia? Pronto? Ti sentiamo, vai, vai Francesco! C'è Elia che non è quello delle prime 3-4 giornate, perché gioca fuori ruolo e deve fare un lavoro di grande sacrificio, di grande fatica. E l'attaccante, oggi se c'era un attaccante, io dico non un attaccante da Serie A, ma dico bastava Bortolussi, che sta tenendo da solo in vita il Cesena. Se oggi il Perugia aveva Bortolussi, era secondo me con 7 punti di vantaggio sulla seconda, aveva già ipotecato gran parte del campionato. Io penso che il Perugia non possa permettersi di non investire in un attaccante importante in un campionato che veramente può solo perdere. Io oggi ho visto un Perugia migliore rispetto al 3-0 casalingo contro il Padova, e penso che il Perugia, sono sempre più convinto che abbia il destino nelle proprie mani. Adesso dovrà essere la dirigenza a fare la differenza e a mettere l'allenatore nelle condizioni di poter non vincere ma stravincere questo campionato. La solidità difensiva del Perugia è impressionante. Novellino parla, dice che al Perugia manca un attaccante, Nofri parla, tutta Perugia dice sempre la stessa cosa. Io sono convinto che ci sarà un segnale fortissimo e il Perugia prenderà un attaccante importantissimo per mettere una pietra su questo campionato. Allora, da direttore sportivo, quindi mi fai capire che il Perugia ha in pugno la soluzione, cioè questo attaccante di altissimo livello, cioè l'attaccante della di rigore arriverà al 100%, questo tipo di attaccante, Francesco? Ma è ovvio che arriverà questo tipo di attaccante. Non penso che ci si possa permettere a Perugia, penso sia una delle piazze più blasonate del panorama italiano nella Serie C, non ci si può permettere di non prendere l'attaccante. Quindi chi lavora sarà sicuramente competente per individuare l'elemento funzionale che sancirà la vittoria del campionato. Poi il Perugia, per quanto è forte, può vincerlo anche così il campionato, ma sarebbe un peccato non fare un investimento per poter puntare, anzi un investimento già funzionale alla Serie B, ma questo serve per dare un segnale alla piazza, è una risposta che la piazza si attende. Oggi tu devi prendere un attaccante fortissimo. Allora, è il gioco che manca, invece, scrive Bruno da Perugia, non è tanto colpa dell'attacco. Altro messaggio che commentiamo con te, Francesco, e con tutta la squadra di Grifo Stadium. Poi altri spunti di riflessione: gioco troppo compassato e al piccolo trotto, pochi cross dal fondo. Questa altra osservazione che faccio commentare proprio a te, cioè si scrivono da casa, alla fine sì, noi rimarchiamo queste lacune lì davanti, insomma, per un attacco che non sempre riesce a essere concreto, però ci scrivono da casa, a volte manca anche il gioco, come nel secondo tempo, sei d'accordo? Ma io ho sempre detto che il Perugia non gioca bene. Il grande lavoro di Caserta è stato, a mio modo di vedere, dei momenti di immediaticità, è stato difficile saper gestire e lui è stato bravissimo, ha tenuto lo spogliatoio unito, poi ha trovato dei risultati grazie all'individualità. Non è ancora il gioco che, ma Caserta lo sa, non è ancora il gioco che vuole, ma l'atteggiamento della squadra è sempre positivo, fa sempre la prestazione, poi sono le individualità che risolvono le partite nel Perugia. Ancora non c'è. Però volevo far presente una cosa: il Perugia è partito con un progetto che si è subito mozzato, ci sono degli interpreti che per questo tipo di calcio non sono funzionali, altri che forse non sono i migliori in alcuni ruoli, quindi a mio modo di vedere il lavoro finora è più che positivo. Il Perugia fra 3-4 partite si troverà, per come la vedo io, in vetta e prenderà l'attaccante per sancire per determinare la vittoria del campionato. Questo è un segnale per la piazza ma anche per il campionato. Se il Perugia prende un attaccante e un calciatore laterale importante di grande gamba, a mio modo di vedere non ce ne sarà per nessuno e sarà la risposta che dovrà dare la proprietà. Ecco, anche perché in effetti il Perugia sempre, anche quando non ha vinto, ha dimostrato di essere superiore alle altre, forse ancora di più quando ha giocato con squadre ancora più forti tecnicamente, che hanno cercato di fare la partita di più del Perugia e con cui il Perugia ha giocato in maniera diversa. Io mi sento di essere d'accordo con
con il direttore sportivo Francesco Anfili Massimo, poi vado da Valentina e Cristiano e torniamo anche da Stefano De Francesco, perché quest'ultima considerazione che fa Francesco Panfili, secondo me, sintetizza nel migliore dei modi questa stagione fino ad oggi, alla 13ª giornata. Cioè, Perugia molto forte dal punto di vista strutturale, manca il famoso attaccante, anche senza l'attaccante potrebbe essere in vetta, intendiamoci, perché qui sono episodi, sono dettagli che non permettono a Perugia di essere lassù, quindi possiamo mantenerci tranquilli? Ma guarda, Francesco ha detto le cose, diciamo che il verso del Perugia è questo, ha individuato subito qual è la problematica più grossa. Noi parliamo tutti di questo benedetto attaccante, ma io credo che, come giustamente ha detto Francesco, che la proprietà stia lavorando proprio per questo. Come ti dicevo prima, con una difesa così, che è un centrocampo che comunque il compito lo fa, se tu prendi veramente un attaccante di peso, sei veramente micidiale sotto tutti i punti di vista. Valentina, con l'attaccante non dico che ammazzi il campionato tra un mese, ma... Tu non lo dici, lo dico io, ecco. Ammazzi il campionato tra un mese, esatto. Diciamolo anche, dai, anche sì, perché sì, veramente... Sì, diciamocelo. Ho visto il Sud Tirol di oggi, signori, poi probabilmente ha giocato molto meglio in altre gare, non l'abbiamo visto sempre il Sud Tirol, però ti accorgi anche proprio del livello comunque, no, di questa Serie C, sarà pure più equilibrato il girone B degli altri, io vedo spesso il girone C, insomma, poca cosa, con questo livello il Perugia non può e deve avere problemi per la vittoria finale. Sì, 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 ma guarda, Francesco lo ha detto anche a Edegol venerdì sera, ha detto: se il Perugia non vince quest'anno questo campionato è un reato. Allora, vicino al reato il Perugia finora, perché è secondo, a meno 3 per il momento dalla vetta, poi lunedì facciamo un po' i calcoli con tutti i risultati. Siamo sempre lì, Cristiano, discorso sensato, no, di Francesco, grande esperto come sempre, e anche perché ci fa capire Francesco che comunque il Perugia con Giannitti questa grande punta la prende a gennaio. Francesco, quando dice una piazza come Perugia non può permettersi di non andarla perlomeno a cercare, ma sono convinto che Giannitti lo stia sicuramente facendo, ma non da adesso, io credo da quest'estate, aveva avuto diversi contatti con tanti giocatori, poi dopo le cose sono saltate per variati motivi, però credo che a questo punto ne ha proprio bisogno, ne ha bisogno la piazza, ne ha bisogno Caserta, la squadra, i compagni. Lui ha detto una cosa secondo me fondamentale, queste sono partite che vengono vinte anche con azioni individuali. Ecco, secondo me quello che manca al Perugia è proprio questo in questo momento. Il giocatore, a parte Melchiorri in alcune circostanze, il giocatore capace con azioni individuali di andare a rompere gli schemi della partita, a rompere, diciamo, le difese avversarie. In questo momento non c'è. C'era Elia all'inizio del campionato, cosa che non lo fa più, e questo sta mancando tantissimo. Ecco perché ti dico che... Non serve tanto un giocatore di fisico là davanti, la giocata individuale, proprio quella dei vecchi tempi, la capacità di andare a saltare l'uomo, di andare a creare superiorità, la conclusione da fuori area, manca questo al Perugia, sta mancando, è un gioco troppo prevedibile, ed è bastato che alcune squadre dopo Padova abbiano capito questo, che il Perugia è andato in crisi. Osvaldo da Città di Castello ci scrive: negli ultimi 40 secondi dal fischio finale, con una punizione a favore, torna sulla decisione dell'arbitro di non far battere il calcio di punizione quando tutti erano nell'area di rigore del Sud Tirol. Il Perugia ha perso, scrive Osvaldo, 35 secondi, perdendo una possibile occasione. È possibile che nessuno abbia detto ai compagni squadra di non perdere tempo e tirare subito questo calcio di punizione. Insomma, si torna su quel mestiere che è un po' mancato, Stefano De Francesco, al Perugia, anche in queste situazioni, questi piccoli dettagli che poi però ti potevano permettere di arrivare all'ultima palla, all'ultima speranza lì, su quella punizione con tutti i giocatori del Grifo in aria. Allora, verissima questa cosa, però a onor del vero l'arbitro ha fischiato 7 secondi prima dei 3 minuti di recupero accordati, e non mi è piaciuto per niente l'arbitraggio, e non per il calcio di rigore, badate bene, ma per il tipo di gestione della gara, dove sono stati concessi tanti calci di punizione che francamente alcuni proprio non mi erano sembrati tali, non ne sono stati concessi altri che invece mi erano sembrati assolutamente irregolari.
Francamente, credo che al di là del fatto che ha ragione il tifoso da casa, bisogna essere più cattivi e più svegli, ed era quello un po' che diceva Cristiano all'inizio, avere la stessa cattiveria che hanno i difensori rispetto a quella che invece magari manca quando cerchiamo di ribaltare il fronte offensivo. Ma ricordiamoci che il tempo non era scaduto, quindi francamente la punizione andava battuta, perché comunque la punizione, se il tempo non è scaduto, si batte. Invece, come dire, ha voluto chiuderla in maniera salomonica, ma il suo arbitraggio non mi è piaciuto per niente. Non so se magari qualcuno dei nostri gli ricordava un compagno di scuola che gli rubava la merenda, ma non mi è piaciuto per niente. Un giudizio, non mi ricordo, credo di no, non ti ho fatto la domanda, sull'episodio del rigore di Rosi, no? Perché il contatto c'è stato, una situazione davvero casuale, lì l'arbitro subito ha indicato il dischetto. Lo abbiamo fatto tra il primo e il secondo tempo, credo che lì sia stato in qualche maniera Rosi a non gestire bene la situazione, perché ha dato l'occasione all'avversario di poter approfittare della situazione. Lì andava accompagnato, oltretutto eravamo praticamente nel vertice basso dell'area di rigore, quindi era difficile anche per il giocatore del Tirol inventarsi qualcosa. Lì credo che l'ingenuità ci sia stata e sia stata grave. Allora, rimani se puoi ancora qualche minuto in collegamento con noi, Stefano. Faccio vedere, così abbiamo ulteriori spunti, il pagellone di Stefano anche al direttore sportivo Francesco Vanfili. Intanto chiedo a Valentina se avrebbe dato qualche mezzo punto in più o in meno a questi giocatori. Mi sembrano tutti giudizi molto equilibrati. Ma diciamo che Stefano ha argomentato ampiamente i voti che avrebbero potuto avere qualche variazione per qualcuno, come Murano, come Rosi, li ha argomentati a dovere, credo che si possa condividere. Anche perché la prestazione, ricordiamo, c'è stata, e quindi sì, ci sono stati un 7,5, un 7 importante, e 6,5 di Sunas e Falzerano, il 6 più a Monaco, il 6 e mezzo del solito Monaco, che in difesa concede pochissimo, al pari di Angella. Torniamo da Francesco Vanfili, perché vorrei accontentare, Francesco, i tifosi che ci scrivono continuamente da casa. C'è addirittura un telespettatore che scherzosamente ha detto: ditemi questa punta, se no salto la cena, cioè il famoso discorso della punta. Abbiamo in collegamento ancora il direttore sportivo Francesco Vanfili. Perfetto, sì, datemelo sì, anche video, così ancora meglio, lo vediamo e siamo ancora più contenti per i tifosi, non so, anche le tifose del Perugia. Allora, Francesco, ma se noi volessimo tirare le somme e quindi magari pensare, visto che c'è una grande esperienza di giocatori, anche in Serie C, conoscenza perfetta dei giocatori, due o tre nomi, me li cacci questa sera, ma non necessariamente giocatori che sono chiaramente nell'agenda di Giannitti, ma due o tre giocatori che farebbero al caso di questo Perugia lì nell'area di rigore avversaria. Ma io te ne faccio solo uno, assolutamente, Bortolussi. Ti spiego perché sta tenendo in vita da solo il Cesena. È un calciatore completo, forte in tutti i fondamentali, è giovane perché è un 96, è pronto per me per poter giocare anche in Serie B, quindi oggi dai un segnale al campionato, prendi il capocannoniere del girone e un ragazzo che puoi utilizzare anche per la Serie B e con il quale puoi fare un progetto. Oggi il Perugia queste operazioni le deve avere assolutamente la forza di farle, deve dimostrare con i fatti di voler investire nel progetto. Senti, da casa si scrivono, scrive Mirko, Strizzolo può essere un altro nome secondo te per l'attacco? Ma io sì, può essere il nome, io lo conosco, è un ottimo giocatore, l'ho avuto anche come calciatore quando ho lavorato, però ti ripeto, cioè a me non piace fare 5-6 nomi e non piace dare consigli a dei professionisti che sono dei colleghi che poi hanno vinto campionati, che sicuramente sanno fare il proprio lavoro e non hanno bisogno, io semplicemente esprimo un'opinione. Oggi il calciatore ideale per il Perugia è Bortolussi.
Molto chiaro Francesco Bonfili, conoscenza perfetta davvero. Se però quando parla Francesco sta tenendo in vita da solo il Cesena, il Cesena darà via l'unico rene che gli è rimasto? Lui dice devi investire, vero? Vero, serve l'investimento. Voglio dire una cosa, ma noi non è che siamo il Legnago, con tutto il rispetto, o magari un'altra squadra di seconda fascia. Il Perugia, per il nome che porta, deve avere la forza di avere una società che non ha paura di investire. Se tu rappresenti il Perugia, devi con forza e decisione, e sei anche il capo di una a livello, no, proprio di una città, cioè tu devi dare un segnale fortissimo a questo campionato, tu devi prendere assolutamente un Bortolussi o un attaccante di quel livello, di quella caratura. Allora, Francesco è un giocatore cresciuto a Gubbio, che si conosce bene. Bortolussi è cresciuto a Sansepolcro, io lo conosco da quando era a Sansepolcro. E a Gubbio. Oh, ma secondo te, Francesco, visto che ti ringrazio per la chiarezza... È a Gubbio, certo. Ecco, Francesco, secondo te però, per arrivare a un investimento che chiaramente devi fare, no? Per prendere una grossa punta, comunque una punta che ti faccia fare un ulteriore salto di qualità e ponga fine ad ogni tipo di discussione sul primato del Perugia nel Girone B, pensi che vada fatto necessariamente qualche sacrificio lì a centrocampo, sempre ammesso che ci siano le premesse per eventualmente fare una barra due cessioni a centrocampo, oppure ma no? Se tu parti con un 4-3-3, hai bisogno di due calciatori brevilinei sugli esterni che saltino l'uomo, no? Se tu fai un 3-5-2, il brevilineo che salta l'uomo, se lo devi tenere vicino alla porta, può fare solo la seconda punta. Oggi Elia è il vero penalizzato del Perugia. Però così, tornando al 4-3-3, a questo punto Melchiorri che gli vuoi fare? La prima punta oppure lo tieni largo a sinistra con i problemi che abbiamo visto all'inizio della stagione? No, Melchiorri per età, per qualità tecnica, vabbè, abbiamo detto che può fare tutto, ma cioè un giocatore di 36-37 anni non gli puoi fare l'esterno, lo uccidi tutta la stagione, anche se su questa categoria... Senz'altro, però se prendi la punta d'area di rigore di cui stiamo parlando, cioè il giocatore che comunque ti fa fare il salto di qualità e cambi il modulo, lo cambi con il 4-3-3 e... Ma difatti il Perugia, il problema è questo della coperta corta e lunga. Come la fai, scontenti qualcuno? Oggi te fai giocare Lia in un ruolo che non è il suo e lo costringe a fare ripiegamenti difensivi, che li fa perché ha un atteggiamento positivo, va evidenziato questo, con grande generosità, ma le sue qualità le sfrutta al 20%. Questo lo sa Lia, lo sa Caserta e lo sanno tutti i tifosi del Perugia. Vado da Cristiano, poi torno da Stefano De Francesco, perché questo è un argomento sì, di grande interesse. Cristiano. È un argomento di grande interesse perché effettivamente un giocatore come Lia, come dice giustamente Francesco, viene sfruttato al 20%, quando invece è il giocatore più talentuoso, oltre Melchiorri, secondo me, ma io ti parlo della fase offensiva che ha il Perugia. È un problema non di poco conto, Francesco, questo per Caserta. Io poco tempo fa l'avevo buttata là, anche qui in studio con Giulio. Io credo che un giocatore come Lia potrebbe essere sfruttato anche in situazioni un pochino diversa. È uno di quei giocatori che io farei giocare sempre, anche quando magari fino adesso non ha dimostrato il massimo, e affiancarlo a Melchiorri là davanti io qualche prova la potrei fare. Sicuramente ha caratteristiche diverse, però io credo, e ti ripeto, un giocatore che sia in grado di saltare l'uomo, in questo momento là davanti il Perugia non ce l'ha. Melchiorri con Bianchimano, con Murano sono praticamente simili, non si compensano le loro caratteristiche, e quindi credo che anche Melchiorri in questo momento non benefici di questi altri due compagni di avventura, e credo che Elia possa invece supportare Melchiorri anche in quella circostanza. Ovviamente è un giocatore che deve lavorarci, non c'è dubbio su questo, ma può farlo secondo me. Allora chiedo ai tifosi di non chiamare, ma possono scriverci, potete scriverci, ma non chiamare, perché se abbiamo già due collegamenti, se andiamo sul collegamento telefonico diventa impossibile. Quindi vi ringraziamo, però scrivete come state facendo, tra l'altro, perché arriva una sfilza di messaggi proprio sulla base di tutti i ragionamenti che stiamo facendo con i nostri ospiti. Non so, allora prima di andare da Stefano,
anzi, facciamo allora, ascoltiamo Stefano, così lo liberiamo, perché poi domani ha un'altra grande fatica di 3 ore circa con la puntata del lunedì. Stefano, molto interessante il ragionamento che stava facendo Francesco con Cristiano, un po' con tutti noi di Grifo Stadium. Ha dato anche il nome di quella che può essere la punta che davvero serve come il pane al Perugia. Serve soltanto questo probabilmente adesso al Grifo. Come ti ritrovi nei ragionamenti di Francesco Manfili? Allora, mi ritrovo anche nella scelta dell'attaccante, perché Mattia Bortolussi è sicuramente un attaccante che potrebbe fare al caso nostro. E lo ricordo perché lo avevo visto a suo tempo col Sansepolcro, quando fece una stagione veramente eccellente andando in doppia cifra, ed è un attaccante che potrebbe sposarsi bene con Melchiorri. Al di là di quello, ritornando al discorso di Elia, il vero problema, a mio parere, ma lo dico a Francesco e a Cristiano che lo sanno meglio di me, è che questa squadra era stata disegnata per giocare in un altro modo, e quindi da questo punto di vista si trova nella difficoltà di tutte le squadre che si trovano a cambiare modulo nel momento in cui ci si rende conto che la coperta in qualche maniera in alcuni ruoli era abbastanza corta. Quindi da questo punto di vista, tenuto conto del fatto che ormai novembre è finito, ci mancano altre 3 partite, 4 partite, poi il mercato inizia, è ora di cominciarci a pensare, e do di nuovo ragione a Francesco, perché se sei il Perugia ci devi iniziare a pensare, fare valere anche quelle che sono le tue ambizioni, perché in qualche maniera sono convinto che un attaccante che inizia a essere del 96, Mattia, quindi nel momento in cui dovesse ricevere una chiamata, potrebbe essere proprio l'età giusta per venirne fuori, per avere anche la voglia di accettarla questa proposta. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere il momento giusto e la scelta giusta, e il resto, tanto come fai, Cristiano, credo che tu sia d'accordo con me, in questo momento come fai ne manca un pezzo, perché qualunque soluzione vai a trovare ora per mettere qualcuno al fianco di Melchiorri non è la soluzione ottimale al 100%, è soltanto un rimedio, un palliativo per trovare la maniera per far passare anche questo mese, nel quale è fondamentale cercare di ottenere più punti possibili, perché queste sono le partite dove non dobbiamo lasciare niente per strada. 4 partite adesso fondamentali per cercare di riagganciarsi un po' lì alla vetta, e quindi anche perché non ci scordiamo che poi le partite come quelle di Gubbio ti ricapiteranno già dalla prossima settimana, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Io credo che in questo momento il Perugia, ti ripeto, deve cercare di osare un pochino di più e non fossilizzarsi tanto sul fatto che, siccome lì è un esterno, non possa fare altro. Noi, tu più di me, sai benissimo che un trequartista qui a Perugia è diventato campione del mondo da terzino, e se tu ci pensi un attimo c'è da sentirsi male solo al pensarlo. Quindi voglio dire, se tu hai un giocatore così importante, ed Elia è effettivamente un giocatore importante e forte, bisogna cercare di metterlo nella condizione, senza ovviamente danneggiare gli altri, vedi Melchiorri facendogli fare l'esterno, di metterlo più vicino alla porta e non dargli quei compiti che, come dice giustamente Francesco, poi fanno sì che la sua prestazione cali al 20% soltanto. Quindi io credo che questi esperimenti non vanno a scombussolare chissà cosa, bisogna soltanto avere il coraggio di farli in alcune circostanze. Io credo, e poi come dire, vi lascio, che paghiamo in qualche maniera, sai cosa, Cristiano, il fatto di non aver avuto una possibilità di prepararsi in precampionato, cercando di capire quali potevano essere le soluzioni migliori. La stiamo cercando via via, ma mentre la cerchiamo e facciamo qualche esperimento, è un esperimento che ci può costare anche dei punti, e i punti, come tu sai, quelli che perdi non li recuperi più,
e lo saprai solo alla fine se erano punti fondamentali per raggiungere l'obiettivo oppure no. Quindi paghiamo, secondo me, anche il tempo limitatissimo che abbiamo avuto prima di partire con il campionato. Ad insistere su Murano e su Bianchimano e quindi li stai perdendo lo stesso. Io ti sto dicendo soltanto, Stefano, ma sono d'accordo con te, io ho capito cosa dici, ma ti chiedo soltanto di pensare al fatto che se hai un giocatore come Lia, tu lo devi in tutti i modi far giocare senza scombussolare gli equilibri della squadra, e se è vero che è così bravo e capace di andare a saltare l'uomo, magari con delle accortezze tattiche particolari, non facendogli fare ovviamente la prima punta, ma magari leggermente spostato sulla destra, sulla sinistra. Con un... casa c'è chi scrive, lo vorrebbe trequartista, un altro telespettatore. Argomento come sai, affrontato lunedì, e lui ha detto no, io voglio la fascia. No, ma non, lui vuole giocare. Il giocatore vuole giocare. Perché sa che per il momento Caserta lo fa giocare lì. Ma sono convinto che se tu lo fai giocare davanti, inizi a segnare, vedrai se vuol fare l'attaccante, se gli dà gusto. Io su questo non ho il minimo dubbio. Elia trequartista, Stefano, e ti salutiamo davvero. Elia trequartista può essere una soluzione per trovare più fantasia lì davanti? Non mi convince un trequartista insieme a Melchiorri, vale per Minesso e vale anche per Elia. Laddove però riuscissimo a tenerlo un pochettino più vicino all'area avversaria, sicuramente avrebbe le caratteristiche per fare qualcosa di più rispetto a dove gioca ora, che è molto sacrificato, perché questo è vero. Grazie a Stefano De Francesco, a domani per un'altra grande serata di commento sul campionato del Perugia, e grazie come al solito del pagellone, che poi riporteremo anche nel nostro sito web, sulla pagina social di TAF Channel, per andare a commentare in questa serata il pareggio in trasferta sul campo della capolista Sud Tirol del Grifo. Se non si compra una punta, altro messaggio da casa, non si va da nessuna parte, scrive Luciano da Perugia. Ragazzi, dobbiamo avere fiducia invece di questa squadra, messaggio completamente diverso. Un saluto alla Dea Valentina da parte di un altro tifoso del Grifo, e ricambia il saluto la nostra Valentina. Poi altri messaggi che tornano sempre sull'attacco, e quindi tocca ripetere, quindi inutile tornare, ringraziamo i nostri telespettatori, ma si torna sempre sul discorso dell'attacco. Poi Antonio da Marciano, ogni anno manca sempre qualcosa, pensate un po', quest'anno che si dovrebbe provare ad arrivare primi per evitare il tritacarne dai playoff, abbiamo evidenti carenze d'organico. Messaggio lunghissimo, sono sconcertato, continua Antonio da Marciano, da questa conduzione societaria, perché non va bene, insomma, c'è una critica in questo caso alla società, però in questo momento comunque quello che vediamo in campo è un Perugia che assolutamente ha le credenziali per vincerlo. Con opportuno per fare una... Beh sì, non mi trovo d'accordo in effetti, diciamo, ma no, uno può essere anche d'accordo volendo, però in questo momento l'attenzione deve essere spostata sul campo. Ma non è un appunto da fare in questo momento, sì, alla società, che comunque si è messa molto in disparte, sta facendo lavorare le sue scelte, quindi il suo allenatore, eccetera. La squadra sta venendo fuori, per cui a me non sembra che ci sia stata un lassismo o poca attenzione. Credo altrettanto invece che Giannitti abbia cercato molto, molto pervicacemente, molto insistentemente, questo tassello per completare l'attacco del Perugia, e che non sia arrivato, e che stia continuando a cercarlo, e probabilmente ce lo porterà a gennaio. Ma non abbiamo dubbi, anche per la grande esperienza che ha Giannitti, sì, ha già capito quest'estate, vero Massimo, cioè che alla fine il tassello tutti, che doveva arrivare era Giulio, quello per la prima Vox Populi, Vox Dei. Assolutamente sì. Quindi... andiamo dal DS Francesco Bonfini, che ha detto cose importantissime, come tra l'altro i nostri grandi esperti, Massimo, Cristiano, Stefano Di Francesco prima e con Valentina. Ma Francesco, visto che comunque da casa si insiste proprio alla luce di quello che dicevi tu, cioè di avere un po' più di qualità lì davanti, e prima Cristiano dice non puoi rinunciare ad Elia, allora arriva proprio preciso questo messaggio che dice: è difficile vincere i campionati con questo modulo, cioè con questo modulo del 3-5-2. C'è chi sempre da casa aggiunge: non sono arrivati cross, quindi c'è grande difficoltà di andare a crossare.
Tu sei d'accordo su questo? Cioè, con questo... Ecco, allora, no, perché prima Francesco giustamente diceva... Se con ce Elia, n'è uno, Elia, chi è che non lo giocherebbe? Perfetto, ma Elia, tornando al discorso di giocatori straordinariamente forti per questo campionato, cioè Elia deve giocare da esterno attacco, è inevitabile che devi andare a toccare il modulo prima o poi, Francesco, sei d'accordo? Poi andiamo con Caserta perché abbiamo il post partita e le dichiarazioni di Caserta da Bolzano con la regia. Francesco? Cercherò di essere abbastanza sintetico. Per me nel calcio esistono le fasi e gli atteggiamenti. Ti faccio un esempio. Quando io lavoravo ad Arezzo, nel 3-5-2, Tremolada partiva da centrocampista interno, si faceva le coperture e in fase di possesso entrava tra le linee e in fase di non possesso rifaceva il centrocampista. Questo per dirti che cosa? Che non è il modulo, è la fase. La risposta è: Elia può fare la seconda punta? Elia può fare il trequartista? Magari sì. Ma quello che è più grave è che si è cambiato un progetto in corso, bene, sta dando i suoi frutti questo cambiamento. Oggi però la domanda è: le bande laterali che tu inizialmente hai preso per fare i cosiddetti terzini, oggi sono i migliori quinti del campionato? Probabilmente sì, perché il livello del campionato non è altissimo. Ma Elia in quella posizione rende al meglio? No, punto esclamativo. Questa è una certezza. Cosa facciamo con Elia? Attaccante, ripeto, Nofri fa un'intervista, Novellino fa un'intervista, tutta Perugia chiede l'attaccante, si chiede alla gente che sta nel calcio cosa manca al Perugia, un attaccante, adesso saremo tutti scemi oppure servirà l'attaccante? Questo penso io. L'attaccante può arrivare a gennaio e se arriva è chiaro che il Perugia lo sta cercando, ma nel frattempo il Perugia non deve perdere terreno là davanti continuando con gli stessi errori. Mister, posso dirti una cosa? Io nei discorsi che tu hai fatto l'ho ascoltato attentamente e credo che sia vero che il Perugia possa faticare con squadre che stanno basse, che non gli concedono l'ampiezza, perché il Perugia, come hai detto te, non ha calciatori che vanno in gol. Pochi gol i centrocampisti, pochi inserimenti, pochi tiri da fuori, poco palleggio in mezzo al campo. Bravissimo. Però vince uguale perché ha delle individualità troppo forti. Io ho detto prima nella presentazione, il Perugia può sbloccarla nei piazzati perché ha una fisicità dirompente, ha calciatori come Angella, come Melchiorri che non c'entrano niente su questa categoria. Angella sta facendo giocare bene Monaco perché? Perché come uomo gli dà sicurezza e Monaco è un giocatore forte, lo sta dimostrando, aveva bisogno di una guida, ok? Però quello che ti voglio dire è che tu oggi il segnale forte che devi dare alla città per dare compattezza è prendere un nome forte. Ma non c'è dubbio. E non che abbia nome, perché Bortolussi non ha un grande nome, ma sta dimostrando di essere forte in categoria. Tu questo lo devi alla città di Perugia. È un segnale che devi dare. Molto chiaro, Francesco Vanfini. Tra l'altro arrivano i complimenti da un tifoso. Claudio di Perugia, per favore fate i complimenti a Francesco Panfili e noi te li giriamo perché in effetti tanta chiarezza come sempre è nei nostri studi con Valentina, Cristiano Silveri, Massimo Di Schulz, Stefano De Francesco ho una squadra davvero straordinaria completata poi dai tanti protagonisti del lunedì, da Paola Costantini a Bindlino che oggi ci è mancato tantissimo e che ritroveremo nei prossimi appuntamenti di Grifo Stadium. Una grande punta però va servita, si scrive un altro telespettatore, chi fa i cross? Questo è un altro tema che forse approfondiremo domani perché abbiamo ancora pochi minuti, però li sfruttiamo perché tra poco abbiamo Caserta, quindi le considerazioni di Caserta. Non so se vuoi tenere ancora la linea, Francesco, per qualche minuto per commentare con noi le parole di Caserta, perché poi dobbiamo dare la linea al Consiglio regionale, quindi abbiamo una decina di minuti ancora, massimo neanche, quindi poi il Consiglio regionale, quindi la seconda edizione del nostro telegiornale con i gol di Sud Tirol Perugia. Allora qualche minuto ancora con Francesco Vanfili, insomma non fa una grinza il discorso di Francesco. Guarda, io te l'ho detto l'altra volta, te lo ridico adesso, io firmo tutto quello che dice lui. Sono sempre completamente d'accordo. Hai sentito, Valentina sottoscrive in pieno, no. Anche Valentina Melia, Cristiano immagino Valentina pure. Perché mi vuole bene. Massimo, ti è piaciuto il ragionamento? Ma anch'io a tutti voi. Altro,
chi meglio, nulla da dire a quello che ha detto Francesco, se non ha fatto un ragionamento perfetto, un'analisi perfetta. No, aggiungo soltanto una cosa, Francesco, che ma è perfetto, cioè, sul fatto che occorra una punta non c'è dubbio, ma io ti dico, siccome bisogna arrivarci a gennaio e non bisogna perdere terreno, se continuiamo a insistere sugli attuali interpreti, è probabile che un passo in avanti non lo si faccia in questo mese e mezzo. Allora ti dico, in questo momento, secondo me, se tu hai giocatori così importanti, non è impossibile fargli cambiare anche mentalità e modulo. Un giocatore come Lia, tu hai perfettamente ragione, non può giocare nella fase difensiva, perché poi si snatura e rende al 20%. Sono d'accordissimo. Allora ti dico che in questo momento, ecco perché io oggi richiedevo un giocatore come Minesso, perché secondo me Minesso ti dà quella qualità, e soprattutto con squadre come il Padova, che qualche spazio te lo concedono, a differenza di quanto non abbia fatto il Gubbio. Un giocatore come lui doveva entrare al posto di Bianchimano. Bianchimano è un giocatore che magari ti rende se hai la capacità di accerchiare la difesa del Sud Tirol e gli metti i palloni in aria per i colpi di testa o quant'altro, ma lì davanti manca la qualità e l'imprevedibilità. Il Perugia è piatto nel momento in cui trovi una squadra che tanto si chiude. Il Perugia è finito dal punto di vista offensivo, e questo gli avversari lo hanno capito dopo Padova il Perugia è andato in difficoltà perché non ha trovato più spazi dietro la linea dei difensori avversari. Allora, con un gol 5 tiri, non possiamo andare avanti, se saranno playoff, ci scrive un altro telespettatore da casa, un tifoso del Perugia, non arriveremo lontano, facendo riferimento ai playoff della Serie B, anche se chiaramente l'intento della società e la grande sensazione nostra è che il Perugia quest'anno li possa evitare come i playoff. La strada, ripetiamo, ancora lunga, poi è normale, vanno recuperati ancora dei punti di svantaggio, ma attenzione, siamo a 3 punti, non a 10, dal Sud Tirol, con tutte le considerazioni tecniche che ha fatto Francesco Vanfili, prima Stefano De Francesco, Valentina, con Cristiano e Massimo, quindi questo va ricordato. Poi ancora altri messaggi, che, insomma, un altro messaggio di un telespettatore che ce l'ho già, tanta competenza, complimenti. Peccato soltanto per il grifo che non ha vinto, grande post partita, complimenti che arrivano da casa da un nostro telespettatore. Allora, non so se è pronto il contributo da Bolzano con le parole di Casetta, perché abbiamo superato il limite, quindi anche per motivi di palinsesto dobbiamo lasciare spazio al consiglio regionale. Vediamo se è possibile la regia. Siamo lì, proprio a ridosso, proprio a zona Cesarini. Valentina, riusciamo ad avere le considerazioni in Casetta? Sarebbe anche interessante commentarle in questo lungo pomeriggio di TAF Channel. Francesco, volevi aggiungere qualcosa a quello che dicevi, che quello che diceva prima Cristiano a proposito della difficoltà di andare in rete, no? Delle ultime partite, compreso l'SMS da casa di un tifoso che ricorda con un gol nelle ultime 3 partite si va poco lontano. Sì, questo, ci sono dei dati che sono scientifici, cioè i numeri lo dicono, il Perugia non segna con i centrocampisti, per me è un centrocampo piatto, l'unico che ha fase di inserimento senza palla è infortunato, ecco One, proprio perché si era partiti, a mio modo di vedere, con un modo di voler fare, pensare calcio, poi si è stravolto. E a questo punto il Perugia forse anche su questo deve fare delle riflessioni. Ma ti ripeto, io credo che chi è al Perugia si prenderà le responsabilità come ha sempre fatto, e quindi individuerà gli elementi migliori per poter vincere questo campionato. Se il Perugia non vince questo campionato, te lo dico dopo 10 giornate, è una catastrofe. Grazie a Francesco Vanfili, direttore sportivo Francesco Vanfili, preziosissimo come sempre. Francesco, ci ritroviamo il prossimo weekend per parlare del Perugia. Buonasera a tutti, un saluto a Valentina, agli ospiti, al mister, a Massimo. Grazie Francesco. Allora andiamo a Bolzano con la regia, andiamo a sentire il tecnico Fabio Caserta dopo questo pareggio contro il Sud Tirol.
Allora, non abbiamo l'audio, vediamo se è possibile migliorare il contributo da Bolzano per queste concessioni, sarebbero davvero interessanti da commentare in questa parte finale di diretta. Io mi aspetto un Caserta rammaricato, così come era stato negli altri pareggi, dove comunque il Perugia aveva dimostrato molto di più gli avversari, no? Ci può stare il rammarico, Valentina? Molto misurato nei confronti di tutte le situazioni, anche quelle un pochino più delicate, è sempre molto equilibrato, probabilmente dirà. Allora andiamo a sentire, è arrivato magicamente l'audio da Bolzano, vediamo se siamo pronti con la regia di Leonardo Ceroni, Roberto Foresiepi, così andiamo ad avere anche il punto di vista di Caserta, che poi risentiremo domani nel corso dei nostri TG Sport e in Grifo Stadium. Sentiamo. Ma un giudizio molto positivo. Una squadra che nel primo tempo ha creato tantissime palle gol, dovevamo sfruttarle meglio, però l'importante è poi alla fine arrivare lì, creare soprattutto, arrivare a essere pericoloso, perché è una cosa importante. Poi sono convinto che ci sono momenti positivi, momenti meno positivi, nel senso che magari ci saranno partite dove crei solo una palla gol e riesci a trasformarla, e magari adesso stiamo creando tanto ma non riusciamo magari a concretizzare, però sono molto contento perché la squadra ha fatto una grande partita. Mi dispiace solo per il risultato finale, perché potevamo e meritavamo qualcosina in più, però continuiamo a lavorare così, siamo sulla buona strada. È un episodio che non ho visto bene alla panchina, i ragazzi mi hanno detto che sono andati in contrasto, se non erro, Rosi, con un giocatore del Sud di Tirol, quindi non lo so, lo voglio rivedere, ma conta ben poco adesso il mio giudizio sul calcio di rigore. Ma l'anno che abbiamo fatto il girone con la Juve Stabia, il girone C era molto difficile perché c'erano 5-6 squadre allo stesso livello, noi non siamo partiti e non eravamo partiti come favoriti, però poi piano piano con il lavoro, con la determinazione dei ragazzi siamo riusciti a vincere. Questo è la prima volta che faccio il girone B, è un girone difficile, poi soprattutto ti chiami Perugia e quando ti chiami Perugia tutte le squadre danno sempre qualcosa in più e noi dobbiamo fare altrettanto e dare sempre qualcosa in più rispetto agli avversari per portare a casa i 3 punti, ma è un girone difficile, sarà difficile fino alla fine. Noi dobbiamo avere continuità, continuare ancora a lavorare, perché penso che sia la strada giusta per arrivare poi all'obiettivo finale. Sud di Tirol è una squadra che ha dimostrato anche oggi che se si trova prima in classifica non si trova a caso, quindi è una squadra, sono tutte squadre forti, il Modena mi è piaciuta tantissimo, e quindi sono tutte squadre attrezzate e che vogliono fare bene come vogliamo fare bene noi fino alla fine. Con la regia di Leonardo Ceroni, Roberto Foresiepi, perché siamo proprio al termine, un minuto, ultimo giro di considerazioni, non primo, assolutamente non ripartiamo dall'inizio, Valentina Melia, in qualche maniera Caserta ammette, perché arrivi con tanti palloni in area di rigore, non la metti dentro e che qualcosa manca, una sorta di ammissione in via indiretta c'è da parte dell'allenatore, no? Vuoi dire il contrario? Nel senso che anche Caserta inizia ad arrivare alla conclusione, perché spesso l'allenatore dice Giulio, io credo che lui sia il primo che glieli sta chiedendo da settembre, qualcuno lì davanti, poi lui però oggi con il giro di parole ci è arrivato in maniera un po' più incisiva, come diceva Cristiano, di trovare una soluzione adatta per poter riuscire ad arrivare nella maniera più indenne possibile a gennaio, però è chiaro, è evidente che quello che manca e se lo vediamo noi
io, voglio dire, non lo vede lui. Eh sì, manca chiaro. Soltanto il gol, alla fine, come confermato. Niente! Appunto, rispetto alla prestazione che poi, come sempre, è la stessa, no? O crei 5, 7, 8, 3 palle gol, alla fine fai meglio l'avversario, ma non la butti dentro. Ma c'è un rammarico grande, Giulio Volgi, guarda, te lo dico, perché Perugia aveva sbloccato la partita dopo 2 minuti e mezzo e la partita si era messa proprio nel modo con il quale il Perugia riesce a rendere meglio. Sì, è vero. Ma tornando sulle parole di Caserta, proprio diciamo è tutto qua. Nel primo tempo tu vai in vantaggio di 1-0, dopo 2 minuti il Sud di Tirol ti lascia la possibilità di andare ad attaccare e creando di spazio, e lì la partita la devi vincere. Ma poi ragione... tornato sulla sua vittoria in campionato con Juve Stabia, forse sulla scelta delle domande dei giornalisti, sì. E non so il confronto forse con il girone C. Tra B e C, lui ha detto che anche nel girone C, quando ha vinto con la Juve Stabia, non è partito da favorito, e poi pian piano con il lavoro e con l'impegno ha vinto. E poi c'era un particolare non irrilevante, che c'era il pubblico, cioè affrontare la Cavese, l'Avellino con il pubblico di casa, non rispetto, ecco, lo stadio vuoto non è poco, massimo. Oggi l'ha detto palesemente che manca la punta, non era tra le righe, proprio l'ho detto. Credo che la società oramai sia consapevole. Sì, è il lavoro sicuramente da settimane, e c'è la piena convinzione che il Perugia ce la possa fare alla grande, tagliando il traguardo del primato, migliorando ancora di più l'attacco. Grazie di cuore a tutti, a Roberto Forassi e a Leonardo Cerroni in regia per questo lunghissimo pomeriggio che abbiamo condiviso con voi, ad Biancorossa Valentina Belia, sempre idolatrata dai tifosi del Perugia. Grazie Valentina, come sempre. Grazie a te. E grazie ai nostri esperti, al nostro tecnico Cristiano Silveri. Cristiano, grazie a domani a per un'altra grande serata. Perfetto. Con Grifo Stadium. Massimo, a presto, naturalmente a domenica, per un altro weekend da vivere con voi, con la 14ª giornata del girone B di Serie C. Buona serata a tutti, arrivederci.